Come dico spesso, la scuola è un fattore molto soggettivo. Lo so, alcuni penseranno che non è così perché sono persone che magari se la passano bene, hanno amici amorevoli, familiari amorevoli e una vita abbastanza tranquilla. Ma gli altri? Quelli che invece non riescono ad avere una bella vita scolastica, quegli studenti che a volte sono perfino emarginati e spesso non per colpa loro ma di fattori esterni come l'aspetto o chissà cosa. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere, in questa nuova storia dal mondo dove vedremo qualcosa di davvero particolare. Molti di voi che mi seguono sicuramente vanno a scuola e vorrei mostrarvi come non tutto è rosa e fiori in questo mondo di cui facciamo quasi tutti parte dalla tenera età. Che dire, se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo! La vita scolastica di tutti quelli che possono permettersela comprende anche il tragitto in autobus. Anche qui è molto importante che gli studenti siano trattati bene, specialmente se sono bambini delle elementari. Sfortunatamente proprio dall'autobus cominciano i primi sguardi, i primi discorsi e tanto altro. Se dei bambini prendono di mira qualcuno dentro questo veicolo, la sua vita potrebbe essere segnata per molto tempo. Per questo e tanti altri motivi, un autista di autobus deve saper gestire bene le varie situazioni con i più piccoli. Aggiungo ora una mia riflessione personale. Io ho sempre odiato alcuni autisti che avevo da piccolo perché ignoravano spesso i bambini di cui facevo parte. Le ingiustizie non venivano mai a galla e sembrava quasi che questi adulti facessero di tutto soltanto per finire il loro turno di lavoro, chiudendo un occhio o due su tutte le situazioni peggiori che accadevano lì dentro. Non mi sembrava per niente giusto. Comunque, tornando al discorso, oltre che attenti devono essere efficienti e sempre in tempo. Si comincia alle 8 la scuola, quindi si svegliano molto presto per prendere tutti, e se sono incaricati di occuparsi di persone di età minore devono svegliarsi ancora prima. Prima ho parlato di autisti che se ne fregano di tutto, ma ovviamente ci sono anche quelli che fanno attenzione alla minima cosa, pur di impedire si creino brutti momenti per i bambini. Quelli, devo dire, sono i miei preferiti. So bene che è un lavoro difficile, fare attenzione sia agli esseri umani che alla strada, ma se hanno scelto questo lavoro, un motivo c'è. Una persona di nome Cindy Clausen questo lo sa bene, lei è una donna di circa 40 anni che ama follemente il suo lavoro da autista. Da ormai 10 anni guida lo stesso autobus facendo vari tragitti. È una di quelle che sta sempre allerta e cerca di intervenire se vede qualcosa di scorretto. Non è mai cattiva ma sempre giusta e tiene in riga i suoi, diciamo, alunni in quel momento. Considera importante ogni bambino che sale sull'autobus, nessuno escluso. Nemmeno un bambino in particolare con disabilità. Anzi, a lui faceva ancora più attenzione. Ogni giorno i genitori aspettavano alla fermata con lui facendolo salire in autobus. Questi poi si assicuravano che Cindy se ne prendesse cura chiedendole per favore di guidare con calma e non solo. Come sappiamo, chi è diverso viene preso di mira facilmente. Quando si è piccoli è difficile distinguere il bene dal male e alcuni genitori non sono in grado di insegnare ciò. Per questo motivo i loro figli trattano male e usano parole molto scorrette per offendere altri diversi, o almeno che nella loro testa sono diversi. Il bambino disabile non era molto conosciuto, in pochi si avvicinavano, anzi quasi nessuno si voleva sedere vicino a lui. Cindy questo lo vedeva, ma non poteva fare nulla, non poteva costringere qualcuno a farci amicizia, ma teneva sempre gli occhi aperti per fare in modo non venisse mai trattato male. Un giorno erano saliti due nuovi bambini a bordo del suo autobus, non sembravano cattivi. Ma dopo che avevano notato varie volte un piccolo diverso da loro e che non riusciva a camminare come si deve, gli erano andati vicino. Forse per curiosità, pensava Cindy, o forse per bullizzarlo. Preoccupata, aveva rallentato per poter osservare dallo specchietto retrovisore. Ma non avevano fatto niente, anzi, aveva visto una delle scene più toccanti della sua vita. I due nuovi studenti di nome Annalise e Jorge, entrambi femmine, stavano solo chiedendo al loro compagno se voleva parlare e sedersi accanto a loro in fondo, dove i sedili sono tutti attaccati. E continuavano a fare questa cosa ogni mattina da allora. Il bambino non sempre le capiva, ma a volte accennava un bellissimo sorriso. Ad un certo punto non ce l'aveva più fatta, il suo cuore si era sciolto del tutto come neve sotto il sole. Ed era una cosa buona. Cindy ha scritto così una lettera e l'ha consegnato nelle mani di Annalise e sua sorella. Vi lascio la traduzione su schermo e capirete che a volte esistono davvero delle persone di buon cuore e che tengono moltissimo al loro lavoro anche dopo anni e anni. Cool.
con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto e vi ha scaldato il cuore in questa fredda quarantena, lasciate un bel mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.